Grazie, io porto il saluto del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, che è un dipartimento che nelle sue radici profonde il professor Gallino ha contribuito a formare e realizzare. Luciano Gallino è stato chiamato presso la facoltà di Magistero nel 65 dall'allora preside professor Guido Quazza, che amava ricordare di essere stato lui a volere Gallino presso la sua facoltà. Dal 68 fino al 78 ha diretto l'Istituto di Sociologia, che è stato uno dei primissimi istituiti nelle università italiane. Dal 68 dirige la prestigiosa rivista Quaderni di Sociologia. Poi non bisogna dimenticare che nel 1978 ha dato alle stampe il Dizionario di Sociologia presso l'UT di Torino, che è un'opera monumentale che ha dato piena cittadinanza accademica e scientifica alla disciplina. Dopo questa grande fatica ha coordinato una ricerca CNR sul doppio lavoro che ha coinvolto 8 istituti universitari di tutta Italia, anticipando quelle che sarebbero diventate linee guida per la ricerca accademica di prestigio. Con i primi anni 80 si è impegnato in un progetto ambizioso destinato a lasciare tracce importanti nella sociologia italiana, un modello di attore sociale che chiamava Ego, che si basava su di una versione computazionale implementata su computer con tecniche di intelligenza artificiale, come già ricordato il rettore. Attività che tra l'altro ha dato effetti collaterali di rilievo, come la nascita del laboratorio di intelligenza artificiale presso il CSI Piemonte, istituzione che avrebbe poi presieduto per 3 anni. Nel momento in cui sembrava completamente assorbito dalla ricerca, tra l'altro mai disgiunta dalla didattica e dalla formazione di studenti e di nuove generazioni di studiosi accademici, stava già pensando su come mettere a sistema tutte le competenze informatiche e infotelematiche che andava mettendo in campo. Nel 1987 fonda infatti e presiede il CISI, Centro di Servizi Informatici e Telematici per le Facoltà Umanistiche, che ha già ricordato il rettore, ma ricordo ancora io che fornirà posta elettronica, internet a decine di migliaia di studenti e migliaia di ricercatori, e non dimentichiamolo, procura all'Ateneo di Torino il primo portale www.unito.it, che è stato sicuramente, se non il primo, uno dei primi di un grande Ateneo. Nel 91 è stato presidente del nascente corso di laurea in Scienze dell'Educazione e dal 99 al 2002 è stato direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione, dove ha dato vita a un progetto specializzato nello studio e nella realizzazione di corsi orientati alla formazione aperta e assistita dalle reti telematiche. Molti di quanti hanno lavorato col professor Gallino hanno avuto poi occasione di gestire organizzazioni e centri universitari. In ciascuno di loro è facile individuare almeno alcuni dei tratti del maestro: la serietà, l'onestà e la curiosità intellettuale, la severità della valutazione, la puntualità, l'attenzione al dato che va attentamente controllato, un innato senso del dovere, la capacità di immaginare il futuro e la convinzione che nessuna decisione e previsione può fare a meno di uno studio approfondito e di un quadro di riferimento. Anni fa, ricordo che un collega che stava per andare in quiescenza, cioè in pensione, all'inizio di una riunione gli disse: «Gallino, ieri è uscito un tuo libro da una prestigiosa casa editrice. Stamattina sul Giornale Nazionale c'è un tuo editoriale. Sono le 9 del mattino e tu sei qui a dirigere un consiglio di dipartimento. Sei instancabile», risposta di Gallino. «No, mi stanco moltissimo, ma si deve fare». Questo è anche Gallino. Un caro saluto, professore. Grazie.